Ciao a tutti, allora questo è un video richiesta perché in diversi video che ho fatto sui libri spesso vi ho fatto vedere che leggo su Kindle e quindi spesso vi ho fatto vedere le copertine tramite il supporto appunto Kindle. E, un paio di persone mi hanno chiesto di parlarvene. Allora io faccio una premessa nel senso che A, non sono proprio in grado di parlarne in termini strettamente tecnici perché non ci capisco niente, quindi me ne posso parlare proprio come fruitrice del prodotto, come da utente, diciamo. E, inoltre, la mia versione di Kindle è la versione che adesso non è più in commercio perché è uscita, la versione aggiornata. Stesso prezzo, io ho il Kindle Touch, che è questo. L'ho pagato 129 euro e lo ritroverete in commercio a 129 euro, ma con delle specifiche tecniche diverse. Quindi è inutile anche che ve ne parli, anche volendo e anche potendo, perché tanto comunque questa versione in commercio non la trovate più. Dove si compra il Kindle? Il Kindle si compra su Amazon, sul sito di Amazon. Vi lascerò i riferimenti ai siti, insomma, le informazioni che mano a mano vi andrò a dire, insomma, nell'info box. Quindi troverete il link della pagina di Amazon. Amazon ha la sezione italiana, quindi troverete tutto il sito assolutamente in italiano. Per acquistarlo bisogna essere iscritti al sito di Amazon, quindi se non avete già un vostro account, ve l'andate a creare, come si fa per qualunque altra cosa, con i dati che vi verranno richiesti, e dovrete andare ad associare un metodo di pagamento al vostro account, quindi una carta, che sia una prepagata, una PostePay o Mastercard o Visa, che dir si voglia, insomma, quello che volete voi lo dovrete andare ad associare al vostro account come metodo di pagamento. È un sito serissimo. Io ho acquistato sia diversi libri che appunto il Kindle e mi sono trovata sempre stra bene. Vi dico che, ad esempio, per farvi questo mi è arrivato, io l'ho acquistato, mi è arrivato in 2 massimo 3 giorni, ma mi sembra il giorno che l'ho acquistato il pomeriggio e 2 giorni dopo mi è arrivato. L'ultimo ordine che ho fatto è stato un ordine di libri ed è quello che ho fatto prima di cominciare il Project and Books. Un aggiornamento rapido, sono al quinto libro, tra un po' facciamo il giro di boa. Che cosa stavo dicendo? Che io poi mi perdo in chiacchiere. Ah, l'ultimo ordine che ho fatto, ho acquistato 3 libri, di cui uno l'avevo preso ma non era ancora uscito, usciva il 25 settembre e non era ancora uscito, quindi l'avevo prenotato. Mi avevano dato una data stimata di spedizione che era tipo il 26. Questa data stimata non è stata rispettata perché il libro che doveva uscire il 25 in realtà l'editore ha tardato un po' nelle consegne e loro mi hanno spedito 2 pacchi separati, mi hanno mandato una lettera, una mail con una marea di scuse, insomma, eccetera, eccetera, e mi hanno mandato prima i 2 libri che avevano già messo da parte del mio ordine, e praticamente il giorno dopo, mi hanno spedito il terzo libro. Quindi questo per dirvi la serietà, perché poi le spese sono a carico loro, non è che io ho pagato, già non avevo proprio spese di trasporto perché avevo superato, mi sembra che 19,90 euro, qualcosa del 20 euro, insomma, di acquisto di libri. E in più hanno fatto 2 spedizioni, quindi sono veramente molto ligi, molto seri, questo per dirvi, ecco, per sottolinearvi questa cosa. Per quanto riguarda il Kindle, io l'ho comprato a febbraio-marzo, mi sembra, insomma, sì, diversi mesi fa. L'ho usato molto, io mi ci trovo benissimo, lo consiglierei sicuramente. Prima di acquistarlo sono stata una di quelle un pochino scettiche sull'acquisto del supporto per ebook, perché chi ama leggere, diciamo che è molto legato, insomma, all'ambiente, alla libreria, ai libri cartacei, allo sfogliare, alla pagina, anche al possedere materialmente. Io sono molto materiale con i miei libri più di qualunque altra cosa. Forse in assoluto è la cosa a cui sono più attaccata. Ho un'estrema difficoltà a pressarli, ho un'estrema difficoltà a separarmi, neanche se non mi piacciono. Quindi sono proprio malattie mentali. Però devo dire che a un certo punto, diciamo che il mio ragionamento è stato che proprio essendo un'assidua lettrice, acquistando tantissimi romanzi, anche per curiosità, perché poi non ho un genere, compro tutto così, no?
leggo tanti blog, mi informo anche da siti esteri, quindi seguo le uscite, le cose, e ci sono tante cose che mi incuriosiscono. E si prendono anche delle cantonate mostruose, e quando prendete la cantonata, perché magari non è il vostro autore, quindi non sapete a che cosa state andando incontro, eccetera, eccetera, sono quei 15, 16, 17, anche 18 euro, ma pure 19, che se ne sono andati a quel paese. E quindi diciamo che a un certo punto la spesa mi stava un pochettino pesando, perché ho beccato diverse cantonate, devo dire, in quest'ultimo anno, e quindi mi sono detta: ma magari questi romanzi li trovo a prezzi più agevolati. Ho cominciato a vedere i prezzi degli ebook e vedevo che effettivamente era un costo decisamente più esiguo. Molto spesso sono romanzi non proprio di imminente uscita, quindi li trovate oltretutto ulteriormente scontati. Amazon ha questa politica, ha una roba tipo più di 5.000 titoli a 99 centesimi, fa offerte tutti i giorni di romanzi di vario genere a 1,99 euro, 1,49 euro, trovate comunque ebook intorno ai 5 euro, insomma, effettivamente su tante cose si risparmiano tanti bei soldini. E quindi in quest'ottica ho deciso di acquistarlo e non me ne sono pentita assolutamente. Vi devo dire che nel momento in cui mi è capitato di leggere un romanzo su cui non puntavo molto, insomma, ecco, preso più che altro per curiosità, che poi invece mi ha particolarmente colpito, poi ho acquistato anche la versione cartacea, quindi c'è anche da dire questo. Però, insomma, questo per farvi capire la mia filosofia da lettrice. Per quanto riguarda le specifiche di questo, diciamo che la cosa che mi ha colpito principalmente è che c'è scritto che può contenere fino a 3.000 libri, che sono una quantità immensa. Io c'è stato un periodo in cui mi spostavo moltissimo, stavo fuori anche diversi giorni e ogni volta dovevo pensare bene che libro cominciare a leggere, pensando che poi dovevo viaggiare, portarmelo dietro, così ho risolto tutti i problemi. Quest'estate non ho avuto problemi di niente perché mi potevo portare anche tutta la biblioteca dietro e non avrei avuto nessun problema. Insomma, per queste cose è molto molto pratico. Per quanto riguarda lo specifico, vi faccio vedere l'accensione. Allora, innanzitutto questo qui è la versione touch, quindi è lo schermino quello che si tocca e vi permette di navigare e di fare tutto quello che dovete fare. Altrimenti c'è la versione che costa, mi sembra, 79 euro. Anche quella è uscita la nuova versione, quindi comunque aggiornata e tutto quanto, e ha dei tastini. Questo è il tastino home, ha due tastini qui di lato che vi permettono di navigare all'interno dei vari menu. Poi che altro dire? Ma in realtà questo è il retro, è molto solido, mi ci trovo benissimo. Qui sotto ha il tastino per attaccarlo al PC. Questo è l'ingresso per la cuffia, perché potete anche, qui dietro ci sono delle casse, potete anche sentire degli audiolibri, potete sentire della musica, e poi c'è il tastino di accensione, che è questo, voi lo pigiate, si accende il LED verde qui sotto e arrivate alla schermata home. Come vi dicevo, voi avrete un account a cui è collegato il vostro Kindle. Se il Kindle è un regalo, lo potete specificare e quindi non verrà associato in automatico al vostro account, ma la persona che lo riceverà potrà crearsi indipendentemente il suo account sul sito di Amazon e associarci il suo Kindle senza nessun problema. Questo perché nel momento in cui andrete a fare un acquisto di un libro, in automatico andrà a scalare i soldi dalla vostra carta che avrete associato al vostro account. Quindi questo va chiarito subito. Per quanto riguarda la schermata, ovviamente in bianco e nero il Kindle. In alto troverete, in questo caso, non so se si legga, comunque c'è il mio nome, Simona Kindle. E poi c'è il mio, la versione Wi-Fi, quindi qui c'è la scrittina Wi-Fi ci sono due tacche di connessione, è semplicissimo da connettere con la vostra rete casalinga, non ci vuole nulla, dovete inserire semplicemente la password del vostro modem. E poi c'è la batteria, l'icona della batteria, nel mio caso vedete che è a metà, dura tantissimo, non so adesso che specifiche abbiano dato per la durata, però dura veramente tanto. E poi c'è l'ora, sono le 16:58 e quindi qui trovate l'ora.
La barra subito sotto è la barra di navigazione per quanto riguarda il sito di Amazon. Quindi se andate a pigiare, adesso non so se riesco a farlo, perché io non vedo niente, è tutto specchiato, quindi non so che cosa pigio. Facciamo così, lo pigio perché sennò, ecco. Vedete che andate direttamente sulla pagina di Amazon. Quindi o col campo di ricerca quassù, andate a inserire quello che volete, quindi il titolo del vostro romanzo, oppure potete andare a scorrere i menu che vi propone, i libri che vi propone, andare a vedere insomma di che cosa si tratta, e nel caso vedete c'è il tastino acquista. Una volta che pigiate sul tastino acquista, comincerà la procedura. In automatico, in pochi secondi, vi verrà scaricato l'ebook sul supporto, quindi è proprio una cosa immediata. Una volta che vi viene scaricato, vi viene aggiunto alla vostra lista. Troverete vicino al titolo la scrittina new, mi sembra un nuovo, qualcosa del genere. Poi che altro dire? Io ho creato anche delle cartelle perché, per esempio, io non ho mai letto Harry Potter, lo vorrei leggere prima o poi, quindi ho acquistato i romanzi e mi sono creata la cartella Harry Potter. Infatti, se vedete, c'è scritto sette elementi perché ho messo tutti i romanzi all'interno della cartella. Oppure ci sono romanzi, io ho messo letti e all'interno sono andata a inserire tutti i romanzi che ho letto, forse perché in questo non sono tanto ordinato, ogni tanto mi dimentico qualcuno perché 6 mi sembrano pochi, quindi sicuramente c'è qualcosa che non ho messo. E poi ci sono tutte le liste, se andate a scorrere, insomma, quello che ho inserito nel mio Kindle, quello che ho acquistato e inserito. Potete andare a inserire anche i vostri file, documenti PDF che magari vi preme portarvi sempre dietro di legge. O altrimenti potete addirittura andarli a convertire sia file PDF per quanto riguarda documenti, sia dei vostri file di lettura da PDF nel formato per il Kindle. Io vi consiglio di farlo perché per leggere è meglio, perché altrimenti il PDF perde comunque tutte le caratteristiche di lettura e tutte le opzioni che vi mette a disposizione il Kindle. Ad esempio cambiare la spaziatura, cambiare il tipo di carattere, la grandezza. Non lo potete fare se non è nel formato Kindle. Il PDF vi permette di vederlo, ma ve lo fa scorrere, non fa scorrere le pagine, insomma, ci sono delle barre che vi fanno scorrere il documento. Come fare per farlo? Esistono tantissimi programmi. Sia online direttamente sia da scaricare. Quello che utilizzo io si chiama Calibre, non so, comunque è scritto proprio Calibre. È assolutamente gratuito, lo dovete installare sul PC, è facilissimo da utilizzare, anche questo magari vi lascio il link nell'info box e vi permette di fare questo, tramutare i file nel formato del Kindle, che è il Mobi, ci sono due formati, il Mobi e un altro che ora non ricordo. Comunque vi lascerò nell'info box dove poterlo andare a scaricare se vi interessa. Poi che altro dirvi? Niente, per quanto riguarda la lettura vi faccio vedere un po' qualcosa. Vi faccio vedere. Che vi faccio vedere? Vediamo un po'. Vediamo qui. Allora, questa è una pagina. Ha un nome particolare, cioè la pagina è innanzitutto opaca, quindi assolutamente antiriflesso. Questa versione qui non è illuminata, né retroilluminata, non stanca la vista assolutamente, sembra come di leggere la pagina di un libro. Vi ho già detto che potete cambiare tutte le caratteristiche della pagina, quindi aumentare la spaziatura, l'interriga, potete andare a aumentare la grandezza dei caratteri o a rimpicciolirli, a cambiare il tipo di scrittura, insomma potete fare tantissime cose. Inoltre esiste un dizionario, quindi se andate a sottolineare una parola dovete tacciare per andarla a sottolineare, vi faccio vedere. Dovete tenere premuto sopra la parola e si apre il dizionario. Adesso ho preso una parola a caso e mi dice: Ah, non esiste.
Comunque si apre un dizionario, non mi ricordo adesso quale c'è integrato, non mi ricordo se Garzanti, Zanichelli, non lo so. Comunque c'è il dizionario italiano integrato, che vi va a dare il significato della parola. Qualche altra cosa che mi viene in mente? A mano che leggete il romanzo, qui sotto vedete la percentuale di lettura. Questo è il 100% perché questo è un libro che ho finito, quindi queste qua sono le ultime pagine. Quindi a mano per vedere a che punto siete del romanzo, lo potete vedere dalla percentuale che trovate in basso a destra. In basso a sinistra trovate un'altra scrittina che vi dice posizione con un numero lunghissimo, perché gli ebook non ragionano in termini di pagine, ma ragionano in termini di posizione. Quindi difficilmente vi andate a perdere la pagina, perché anche se da così tornate indietro e poi dopo andate nuovamente nel file, andate a riaprire il libro, vi ricompare comunque l'ultima pagina che avete lasciato aperta, cioè vedete 100% della stessa. Comunque può essere utile durante la lettura andare a mettere un segnapagina e potete farlo cliccando l'angolino qui in alto. Vediamo se ci riesco così. No, ecco. Devo farlo guardando perché sennò è un macello. Angolino in alto. Vedete, si mette proprio l'orecchietta, quella classica, quella che io non metto mai perché odio mettere le orecchie ai libri. E in questo modo si va a creare un file sulla home page che ora vi faccio vedere, se lo trovo forse, che si chiama Ritagli, dove vanno a finire, eccolo qui, i miei ritagli, dove vanno a finire le posizioni in cui avete messo il segnalibro. Quindi ogni tanto mentre leggete o prima di chiuderlo mettete il segnalibro, così siete sicuri comunque di sapere precisamente dove eravate arrivati. Non so, qualche altra cosa che mi viene in mente. Ripeto, si legge benissimo, non stanca assolutamente la vista. Io lo adoro perché effettivamente è molto 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 pratico. Non ho comprato una custodia direttamente dal sito di Amazon perché hanno dei prezzi allucinanti. La mia proprio sincera opinione, andate al negozio dei cinesi. Le trovate, costano pochissimo, veramente poco, e sinceramente sono soldi buttati. Poi che altro? No, non lo so, non mi viene in mente altro. Se magari ho dimenticato qualcosa e volete farmi qualche ulteriore domanda, scrivetemi qua sotto e vi rispondo tranquillamente. Penso di avervi detto tutto, penso, in maniera come al solito confusionaria. Per spegnerlo, allora, se pigiate una volta sola, parte il salvaschermo. Ci sono tantissime di queste immagini, tra l'altro anche molto belle. E ve lo mette in pausa, quindi se andate a tacciare non succede niente. Per andare a riaccenderlo, diciamo, dovete ripremere sempre una volta e vi ricompare la home page. Per spegnerlo del tutto dovete tener premuto un po' qualche secondo, quindi sempre tener premuto, e poi a un certo punto lo schermo diventa bianco e si è spento. E questo è quanto. Non lo so, spero di essere stata utile e non troppo confusionaria, però io ero un po' titubante in effetti nel farlo perché non sono brava a fare queste cose. Però magari se può essere d'aiuto a qualcuno la mia esperienza, io ripeto, come supporto lo consiglio perché è veramente molto pratico. Si risparmia anche, quindi alla fine io la spesa credo di averla già ammortizzata perché ci avrò almeno una cinquantina di libri ormai sul Kindle, quindi fate voi. E con questo vi saluto e se avete domande, ripeto, ditemi tutto e vi rispondo. Un bacione e alla prossima. Ciao! Questo colore qui, quindi è un colore leggermente sul corallo, molto chiaro e molto portabile, quindi questa qua. Poi ve la farò vedere. E poi che altro ho preso? Ho preso un'altra cosa che volevo da tempo immemore ed è il Rosy Glow di